Fanciulli, buongiorno fanciulle, bentornate e bentornati sul canale. Buon 8 marzo alle fanciulle, innanzitutto, ma in realtà buon 8 marzo a tutti, che sia una giornata bellissima. Iniziamo con il nostro interattivo e andiamo a vedere lui o lei che cosa nasconde nel suo cuore per voi. Abbiamo due varianti, il coniglietto bianco e la zebra. Se avete necessità di prendervi un pochettino di tempo per scegliere, ovviamente interrompete il video. Avete i capitoli qui sotto nell'info box, così come trovate anche l'email se mi volete contattare, se avete piacere di fare un consulto personale con me. Per il resto direi che possiamo cominciare, tanto il video, lo sapete, ha validità dal momento stesso in cui voi lo andate ad ascoltare. Quindi buon 8 marzo, ma assolutamente non è vincolato alla giornata di oggi. Ora iniziamo dal nostro coniglietto bianco. Cercheremo prima di capire un po' com'è il contesto, che cosa è successo e poi che cosa c'è nel cuore di questa persona per voi. Quindi, di chi stiamo parlando? Cerchiamo di avere qualche elemento per comprendere se è la vostra variante. Poi è vero, una variante può anche parlarvi solo con una frase o una sincronicità molto particolare, però noi cerchiamo di comprendere come stanno le cose. Allora, prima di vedere la carta che è dietro di questa, e non l'abbiamo ancora vista, non l'ho vista neanche io, approfitto per fare una piccola osservazione, perché ieri sono stata rimproverata in malo modo, e visto che i miei video sono tutti su triangolazione davanti. Allora, a parte il fatto che se viene fuori una carta del genere, noi la possiamo interpretare come vogliamo. Ah, è la datrice di lavoro, che è amante del suo lavoro, ah, quanto ama il suo lavoro, però. Parliamoci chiaro, viene fuori una carta del genere, prima ancora di farci pensare ad una moglie, ad un contesto dove non c'è nessun interesse per nessun uomo. Noi abbiamo comunque la possibilità di una storia clandestina o di una storia di amanti, dove magari uno è la luce del sole, l'altro è clandestino, però la carta è un amante. Cioè la possiamo prendere come una persona innamorata in questo momento e quindi prendiamo della parola amante il senso del verbo? Quindi amante sono nell'atto di amare? Però mi sembra uno stravolgimento. Quindi, se non vi piacciono le varianti, lasciatele perdere, cambiate. Ora, è vero anche che le domande sono le vostre e quindi spesso gli interattivi nascono proprio da situazioni clandestine. No, vabbè, ragazze. Allora, questa è proprio la risposta al messaggio di ieri, che non doveva aggiungere da me, c'è anche l'ambulanza che sta per passare, noi la facciamo andare, ma doveva aggiungere direttamente dalle carte. Ora, il bello della diretta, e non taglieremo questa volta il pezzo, lasciamo che vada. Perfetto. Vivere su una strada a Roma non è molto semplice, però è fantastica questa cosa, perché mai come questa mattina le nostre carte hanno specificato in maniera corretta di che cosa stiamo parlando. Non me ne vogliono le mogli, si chiedano perché siamo in questa situazione, vadano a riprendere il marito o i mariti vadano a riprendere la moglie. La colpa non è di noi che interpretiamo le carte. Quindi una storia clandestina. Cosa è successo per questa storia clandestina? Eccola qui la moglie. Eh sì, allora si vede che quest'oggi la variante è proprio sintonizzata per dare risposta a qualcuno nello specifico. Abbiamo questa moglie che scopre qualcosa, che legge tra le righe, comprende qualche strano movimento, si mette su strada e forse è lì in procinto di scoprire con le mani nel sacco entrambi i due piccioncini. Quindi vediamo se è successo qualcosa che ha separato la nostra coppia di amanti, riportando a casa l'uno e l'altro, o comunque l'uno a discapito dell'altra. Ora, fanciulle, sì, qui c'è una storia passionale, appassionata, intensa, è una storia clandestina, è intervenuta la legittima proprietaria, vogliamo metterla così? Vi hanno separati. C'è distanza, c'è silenzio e ad oggi c'è quel peso ineluttabile di un fato avverso per il vostro amore, dove sembrerebbe non esserci più possibilità di poterlo vivere. Quindi immagino che se non tutte e due, almeno uno dei due è terribilmente frustrato e soprattutto disperato, perché non può comunicare, non si può chiarire, non può neanche capire se l'altro sta bene e magari salutarsi per sempre con una promessa d'amore che vi riunirà in un'altra incarnazione. Siete stati privati del chiarimento tra di voi, proprio è stato traumatico. Magari voi vi siete incontrati e questa persona è spuntata alle vostre spalle, chiunque possa essere, vi ha così mandato nel panico, vi ha separato e da lì non vi siete più visti, né potuti sentire. E quindi nell'oggi è normale che voi abbiate, no? Il timore del come andrà, non lo vedrò mai più, mi pensa, manco, mi ha usata, mi ha difesa, che cosa è successo? Quindi questa è la condizione.
Ora cerchiamo di capire meglio da qualche altra carta quello che è accaduto per vedere se c'è qualche altro riferimento, elemento utile e poi passiamo a chiedere ai tarocchi Zen di Osho cos'è che c'è nel cuore di lui per voi. Cosa è accaduto? Beh sì ragazze, qui è molto probabile che effettivamente voi siate stati scoperti proprio nell'incontro, nell'atto stesso di stare assieme. Se non addirittura in un momento molto intimo si stava voltando questa carta. Vedete, qui qualcuno nell'ombra stava già seguendo lo scambio tra di voi. Voi tranquille, tranquilli, comunicare a nudo l'uno con l'altro, senza tanti filtri, senza tante protezioni. Un pochino avete peccato in ingenuità. Ora, io non so se magari voi eravate all'oscuro del fatto che lui non era libero. Perché potrebbe essere accaduto anche questo? Perché qui mi dà un rapporto vissuto in maniera così naturale, quasi da non avere il timore, no? Di essere in piazza e prendergli la mano, di stare assieme e mettere la mano sulla spalla. Però qualcuno ha notato, qualcuno ha visto, qualcuno potrebbe aver riferito qualcosa che ha ascoltato. Quindi qualcuno ha compreso e potrebbe esserci nel mezzo anche un terzo incomodo, che è stato il tramite tra quello che voi stavate vivendo e il fatto che questa donna o questo uomo abbiano scoperto. Sì, ragazze, è stato semplicemente scoperto questo tradimento. E voi proprio prese totalmente anche lui nel momento d'oro di questa coppia, all'apice della passione, forse gli incontri si erano fatti più frequenti, per la volontà di entrambi di stare assieme, c'è un'attrazione fisica pazzesca e c'è stata tantissima intimità. Ora questa donna potrebbe essere la moglie, questa donna potrebbe essere il terzo incomodo che ha colto, no? La palla al balzo e ha riferito. Oppure potrebbe essere qualcuno, ma per poche di voi, che conosceva voi e vi ha fatto anche un dispetto. Questo solo per quelle coppie dove la coppia clandestina fa parte di un giro di amici e quindi la moglie la conoscete anche voi. Allora, questa carta può avere a che fare con l'intermediario o proprio con la moglie che è anche amica. Poi ciascuno di voi conosce la situazione e sa se magari questo amore è nato all'interno di un gruppo di amici e mai prima di un certo periodo voi avevate provato un'attrazione per questo uomo. Poi è divampata questa passione, poi se ne sono resi conto gli amici, non riuscivate a celare questa intensità. Quindi questa è la situazione, ragazze. Per la prima variante, ora andiamo a vedere lui che cosa ha nel suo cuore per voi. Quindi nell'oggi, al di là che voi possiate sentirvi, non sentirvi, vedervi, parlare, non parlare, le carte mostrano una situazione molto difficile, comunicazione a zero, addirittura nessun incontro, neanche da lontano. Lui nel suo cuore per voi che cosa ha? Allora deve innanzitutto fingere. Quindi sappiate che quando è stato ricondotto a casa, proprio una lavata di testa e questa donna, che ha tutte le sue ragioni, ci mancherebbe, ha infierito da morire. Lui ha dovuto mentire, potrebbe anche aver dato un pochettino la colpa a voi. Ora cerchiamo di capirlo. Ha cercato di creare confusione, ha dato delle versioni anche un po' contraddittorie, un po' perché è stato proprio preso alla sprovvista e quindi non c'era un piano B preparato e neanche una versione condivisa da riferire, ma poi perché lei è stata veramente molto pungente, cinica e diretta, perché lei in fondo aveva già preparato questo tipo di terzo grado, visto che aveva avuto già la certezza del tradimento, poi ha voluto cogliervi sul fatto ed è stata molto strategica nei confronti di voi due. Forse lei con voi non ha neanche litigato più di tanto, ha chiuso i rapporti, ha una brutta opinione, parlerà anche male di voi, non alle vostre spalle ma proprio tranquillamente, ma con lui ha preso il coltello dalla parte del manico. Un po' di sadico piacere nell'averlo in pugno c'è. Allora, lui l'attrazione per voi non la rinnega nel suo cuore. E assolutamente non ha rinunciato all'idea di scappare. Io non so se voi avete mai parlato di una cosa del genere, avete provato a ipotizzare un futuro assieme, ma non è facile. Adesso comunque non si può muovere.
Qui potrebbe iniziare un lungo calvario che un domani lo porterà anche ad una separazione, ma proprio per sfinimento. Con molta probabilità per il fatto che sarà lei, la donna, a stancarsi, tanto il rapporto si è incrinato, se lui vi aveva raccontato che non c'era già più niente è molto probabile. Con voi c'è un'affinità pazzesca e quella che avete vissuto, no, nell'ombra fino a un certo punto, forse potrete recuperarla in un futuro un pochino lontano, nel tempo, cioè non è da qui a qualche mese, qui potrebbe passare anche qualche anno. Però potrebbe ripresentarsi una situazione questa volta che vivrete davvero alla luce del sole, ma nel mezzo è una sorta di distanza, silenzio, rigidità nei rapporti. Rimanete in parallelo con il pensiero, ma non c'è nessun punto di incontro. Cioè è proprio difficile ipotizzare nell'oggi la possibilità di accostare l'altro. Proprio si viaggia, si naviga in superficie. Ma siamo già all'esterno, vedete il tronco è all'esterno come i rami, come i fiori, come le foglie, come questa fusione l'uno nell'altro. Però la parte nel mezzo, che poi è conseguenza delle radici, quindi ovviamente questa distanza, questa separazione, questa rigidità è conseguenza anche di tutta quell'intimità consumata già a monte. Ecco, è fondamentale per far sì che si possa recuperare un domani quello che vi è stato sottratto. Però lui all'atto pratico, nell'oggi, non può non comportarsi in maniera che da voi potrebbe essere interpretata anche come scorretta, vile nei vostri confronti, però lui lì dentro deve stare, non può uscire da casa. E che fa? Soprattutto se ci sono di mezzo i figli. Quindi lui nel cuore di voi porta l'amore, lo slancio, il desiderio, la voglia di raggiungervi, il fare follie. Però questo fare follie non può essere un azzardo totale, perché in questo momento non c'è terra sotto i piedi di quest'uomo, c'è solo un desiderio che lui può indirizzare verso di voi guardando in alto la sera al cielo, vi pensa, vi sogna. E comunque il trauma che avete vissuto nella separazione non ha assolutamente acquietato quel sentimento che c'era, perché quello non era un sentimento finto. No, ragazze, qui c'è la certezza che ce la farò. Però questa certezza che ce la farò a raggiungerti, a tornare, a coronare il nostro sogno, vale soprattutto per quelle persone che avevano già ipotizzato un qualche piano da mettere in atto nel futuro prossimo. Il piano è saltato, ora bisogna essere molto furbi e quindi bisogna un attimo farsi amico, amica, il nemico e la nemica ovviamente, nella misura in cui siamo in guerra, perché questo è proprio uno scontro. Molto diretto e anche piuttosto duro. Vediamo una cosa però, prima di continuare, perché lo slancio verso di voi, questa celebrazione di questo sentimento, c'è cioè un sentimento che mai aveva provato quest'uomo con voi, finalmente ha scoperto che cos'è l'amore, ma la cosa è reciproca con molta probabilità. Questa è una di quelle cose che vi siete sicuramente detti. Non ho mai amato una persona come ho amato te. Ora vediamo però che problemi ci sono all'atto pratico in questo momento. Tra la fase difficile che sta vivendo e che state vivendo anche voi di conseguenze di riflesso e questo coronamento nel mezzo c'è, vedete una situazione di blocco, proprio tra il passato e il futuro. I piedi sono già verso il futuro, però si deve ancora sorreggere a questo passato. In entrambi i casi rimettersi in gioco è scalare una salita. Ci sono, no, tutte queste responsabilità che nell'oggi, questo peso che preme. Dinanzi a lui non c'è strada in questo momento, c'è quel famoso dirupo. Fare il passo più lungo della gamba, ora come ora, non conviene. Perché che cosa va a fare? Lui va a rovinare la possibilità, oltre a cadere, metaforicamente parlando, lui si va a giocare la possibilità del futuro insieme a voi, ma allo stesso tempo va a peggiorare anche la condizione dentro casa. Quindi non se lo può proprio permettere. Lui ora può solo stare lì e attendere che passi il tempo, che succeda qualcosa di cui non ha assolutamente idea, anche magari un evento inaspettato che possa giocare a suo favore. Allora la domanda è, poiché lui ha questo enorme desiderio, concreto, sincero, reale, di cambiare vita, di venire da voi, di coronare un sogno d'amore, però nell'oggi è bloccato, che cosa accadrà effettivamente? Fanciulle. La carta del coraggio, ma non è avventatezza. Un coraggio a prescindere dal dubbio del ce la farò o non ce la farò. Questa carta ci richiama proprio la dinamica dell'albero. Io ormai sono fuori, sono dinanzi agli occhi di tutti e devo avere il coraggio di andare avanti.
per poter raggiungere la chioma. Quindi nel dubbio del ce la farò o non ce la farò, io tento. Non è facile perché il terreno sul quale io poggio in questo momento non è né solido, il nostro matto dei tarocchi, e non è neppure molto fertile. Però che cos'ha tra le mani il matto dei tarocchi? Proprio un mazzo di fiori e tra l'altro un mazzo di fiori bianchi. Io devo coltivare il terreno che ora rappresenta la base del mio vivere. Per quanto si tratti, ripeto, di una valle che sembra non promettermi nulla di buono. Qui non nascerà nulla. La persona che mi tiene bloccato a casa è convinta che non riuscirò a fare niente, che non sarò più in grado di fare niente. E quindi non si preoccupa più di tanto, mi tormenta, ma non si preoccupa più di tanto del fatto che il mio cuore non le appartiene. Invece io, con gran fatica, continuerò a lavorare con la terra, sulla quale un giorno potrò muovermi da vincente. Io sto cavalcando le mie passioni e sto cavalcando su queste passioni camminando sul mondo, sulla terra che mi sostiene. Proprio ciò che mi manca nell'oggi, nel domani, sarà quel sostegno fondamentale per poter andare verso questo futuro. Accogliere questo sentimento, aprire le braccia, non avere assolutamente paura di cadere e trovare che cosa? Vediamo. Questa persona che cosa troverà? E ragazze, ma voi siete già pronte, ma è bellissima questa stesura. Riprendiamo tutta la metafora degli alberi, poi quest'aura gialla, calda, come quella che circonda il nostro fiore. Voi lo state aspettando e non vedete l'ora di vederlo giungere, tornare per rimanere. Allora, abbiamo detto che nell'immediato è difficile che questi due tronchi possano tendere l'uno verso l'altro. Tant'è vero che nella fase intermedia, nel mezzo, non ci sono dei rami che convergono. Poi che cosa accade? Passerà del tempo, ci saranno delle difficoltà, lui non dimenticherà mai il suo progetto, riuscirà a raggiungere lo scopo, in un modo o in un altro riuscirà ad allontanarsi. È plausibile che questa coppia possa anche vivere una reale rottura perché adesso ci sono dei problemi insanabili. Adesso c'è la rabbia, il controllo, la vendetta, il ricatto, però tutto ciò potrebbe comunque sfumare con il tempo. Questa donna poi non sappiamo se effettivamente è una santa, sappiamo solo che lei ha scoperto il marito e quindi lo ha rimproverato. Però noi non stiamo analizzando che cosa fa la donna nella vita privata, magari ognuno aveva le sue storie, ognuno ha le sue storie. Lui sicuramente nell'oggi non ce l'ha più. Però guardate, all'improvviso ci sarà quel convergere del famoso ramo che prima non può e anche dell'altro albero che già era predisposto in attesa di questo ricongiungimento per diventare uno. Quindi diciamo che il premio, dopo tanta fatica, è un premio bellissimo e voi siete già pronte lì ad attenderlo. Quindi complimenti. Io direi di passare alla seconda variante. Non è facile, è stata una storia che comunque vi ha causato e tuttora vi fa vivere in una condizione di profondo stress, tristezza ed amarezza, però c'è una risoluzione molto positiva. Qual è il contesto che abbiamo per la seconda variante? Di chi stiamo parlando? Parliamo di un uomo molto misterioso che si deve nascondere, perché anche qui c'è il rischio della gelosia. Ora, la gelosia di chi potrà mai essere? Abbiamo tre persone. Quindi non prendetevela con me se qui vengono tutte storie un pochino clandestine, ma più che altro chiediamoci perché nessuno di noi ha al fianco il compagno o la compagna giusta, perché li troviamo sempre dopo, perché ce ne rendiamo conto sempre dopo, perché qui comunque ci sono due persone che si frequentano e un'altra che sta spiando. Ora, questo tipetto qua potrebbe essere quello che spia. Magari voi siete impegnate e in questo caso effettivamente non c'è una storia clandestina ancora, ma c'è un terzo uomo che osserva una coppia che potrebbe essere la vostra. Voi potreste anche essere una persona che sta cercando di comunicare quello che fa. Avete intuito che interessate a quest'uomo, però quest'uomo non si manifesta mai totalmente in maniera chiara e comprensibile. Allora state cercando di tormentarlo un po' o
spingendo tanto sulla comunicazione, quindi sui social, voi mettete tantissime informazioni circa la vostra vita privata per farlo incuriosire e ingelosire. E magari qui c'è una storia reale, c'è un marito e c'è una situazione ed è la vostra situazione. Oppure state proprio fingendo un pochettino più cose del solito, cioè che fate più cose del solito, uscite con più persone del solito e quindi magari non è un vero e proprio marito, ma di volta in volta la persona al vostro fianco, una volta un'amica, una volta un amico, una volta un conoscente, una volta un collega, tanto lui non sa nulla della vostra vita, quindi può fraintendere tutto. Fatto sta che se voi vi state chiedendo, ma questa persona che si mostra così altera, antipatica nei miei confronti, eppure il mio fiuto non può sbagliare, io ho sentito che c'è qualcosa, che questa persona ha un interesse, però poi si nasconde. Allora sai che cos'è? Adesso ci penso io, voglio proprio vedere se riesce a resistere. Lui si sta ingelosando. Sì, o quantomeno gli erode, come si suol dire, gli dà fastidio il vostro atteggiamento. Comunque tra di voi c'è una comunicazione, una connessione mentale vera, reale, vi percepite. Magari non vi comprendete letteralmente, però lui capisce che voi state facendo qualcosa per farlo, farla giungere a lui. Allora, ragazze, qui c'è la possibilità di conoscere un uomo. E per lui di conoscere una donna che siete voi e mettere su un'amicizia che può diventare anche qualcos'altro di grande valore. C'è un'affinità particolare, potrebbe essere un'anima karmica nella misura in cui potrebbe essere un'anima che conoscete già. Non è detto che si tratti dell'anima gemella, può esserci anche qualsiasi altro tipo di rapporto karmico, però nell'esservi incrociati, nell'esservi visti, nell'aver scambiato degli sguardi, in ciascuno di voi è rimasto un dubbio, sì, un latente dubbio. Io questa persona già la conosco, cioè mi sembra familiare. Ecco, se si riuscisse a vincere la diffidenza e a comunicare senza nessuna aspettativa, né in bene né in male, voi scoprireste un mondo. Ma un mondo di grande valore, una profonda armonia. E non mi stupirei se alla fine qui si rivelasse valido il detto chi disprezza compra. E non mi stupirei neppure se all'improvviso, la prima volta che scherzando e giocando, capiterà che prenderete un caffè assieme e inizierete a parlare e da 5 minuti diventeranno 3 ore. Se questa cosa è già successa tra di voi e la dinamica di questa conoscenza è andata e si è data per come abbiamo visto, prendiamo un'altra carta e poi approfondiamo. Qui c'è di partenza veramente una base fertile, quindi potrebbe venire fuori qualcosa di molto intenso ed interessante. Però che cosa abbiamo? Abbiamo la persona che si espone, che si lascia coinvolgere, che coinvolge e che poi all'improvviso, no? Torna indietro. Fa un passo avanti e un passo indietro. È super presente. E poi scompare totalmente. Vi fa sentire super coccolate amate e poi pretende tutto per lui. Quindi c'è questa dinamica di alti e bassi nell'umore, negli stati d'animo. Ora lui risveglia in voi un senso di protezione, un senso di cura e di amore. Cioè voi da quando lo avete visto la prima volta comunque avete avuto dei sentimenti molto materni nei confronti di questo uomo. E se tra alcuni di voi c'è stato un momento di litigio o di incomprensione, voi siete il tipo di donna pronta a dire, pur di salvare l'amicizia, io ti voglio bene, non porto rancore, per me va bene così, faccio anche un passo indietro, ma non voglio litigare con te. Voglio comunque salvare quel qualcosa di positivo che per quanto strano, bizzarro e che ci ha piombato addosso all'improvviso senza neanche capire come, per me ha veramente un valore immenso. Cioè, voi siete pronte anche a sacrificare la possibilità di far sviluppare la situazione in una storia intima. Però questa persona non la volete più perdere dalla vostra vita, cioè non la volete più smarrire, non la volete più perdere, non volete più che esca dalla vostra vita. Lui è uno di quelli che non sopporta la pressione, quando si sente sotto pressione ha un atteggiamento strano e probabilmente ve lo dice pure. Potrebbe essere un po' nervosetto a momenti, però il nervosismo non dipende nello specifico da voi. Potrebbe aver avuto piccoli scatti di rabbia e di ira all'apice del nervosismo causato anche da altre situazioni, ma con voi. Quindi no, la crisi di pianto improvvisa, poi sedata semplicemente dall'abbraccio e dalla vostra santa pazienza. Ora, che cosa potrebbe essere successo? Allora, abbiamo già visto la carta della gelosia e abbiamo la carta del ladro. Questa persona ha
al di là poi dell'intimità, della conoscenza, dell'amicizia che può esserci ad oggi, perché ciascuno di voi avrà un rapporto differente con l'uomo, con la donna di cui parliamo, e al di là del fatto che possa proprio esserci l'incontro, lui continua a osservarvi anche dalle retrovie, di nascosto. Questo è uno di quegli individui che ha cominciato a studiarvi di nascosto e continua a farlo anche dopo un eventuale incontro, un'eventuale conoscenza. Non si fida molto di voi, però in realtà è diffidente in generale. Non so perché, è come se volesse cogliervi in difetto, è come se volesse trovare qualcosa che non va nel vostro comportamento. Allora, mettiamola così, voi potreste essere delle persone idealiste. Proprio dall'atteggiamento chiaro, limpido, e questa cosa a lui non torna. Però voi date tanto e pretendete altrettanto. Lui non vuole essere gestito, lui non vuole essere comandato, lui non vuole sentirsi giudicato, si paragona a voi e si sente meno di voi. Quindi qual è il problema di fondo? È come se volesse trovare una macchiolina sulla vostra fedina penale immacolata per poter dire: stai calma, non fare tanto la santa, ti voglio bene, mi stai simpatica, ma sei una qualsiasi, cioè tu sei come me. Io non sono perfetto, non sei perfetta neanche tu. Questo non vuol dire che voi siete persone che vogliono essere riconosciute come perfette, impeccabili, però sicuramente avete uno stile di vita che mostra questo, e il vostro ideale di vita, per l'appunto, è cercare di essere una persona di questo tipo, se non lo siete, di diventarlo. Quindi voi avete ideali alti che cercate di portare a frutto e di vivere realmente. Non è solo una facciata, non è una sorta di moda, assolutamente. Ecco, lui si sente inferiore rispetto a voi, fa il paragone con voi e vuole corrompervi. Sì, allora. Poi vediamo che cosa ha nel suo cuore. Però l'atteggiamento di questa persona è sedurvi, corrompervi, metaforicamente parlando, portarvi a compiere qualcosa che lui pensa e fa di solito, per ridimensionarvi un attimo, no? A portata di essere umano. Siete troppo alte, siete idealiste, state troppo lontano rispetto alla strada che lui bazzica tutti i giorni. Cioè, vorrebbe una persona più terra terra, meno perfetta. Perché sappiate una cosa, lui vi vede come una persona perfetta. Non vuol dire che ne sia felice, perché questa cosa crea in lui un'ansia da prestazione, però vi vede come una persona perfetta e sicuramente siete una donna completamente differente da quelle che ha frequentato prima e che ha conosciuto prima. Tra l'altro, questo è anche un motivo per cui lo attirate molto. Quindi qui abbiamo una carta 15, abbiamo un regalo, un dono, abbiamo fisicità, abbiamo materialità, abbiamo una sorta di culla, ma in questa culla ci sono pietre preziose, ci sono diamanti, ci sono collane. Sto cercando di capire che cos'è che ti coinvolge e qual è il tuo tallone d'Achille. In che modo io posso appunto corromperti? Ora, questo uomo vuole farvi ingelosire. Io non so se voi avete litigato o avete parlato della vostra condotta nel passato. Voi potreste aver detto che frequentate una persona solo se siete innamorata, che nel momento in cui la frequentate voi non tradite, che non volete una persona poco chiara, che se lui non vuole impegnarsi con voi, per l'appunto manteniamo l'amicizia, che è quello che voi desiderate, ma non arriviamo ad avere un rapporto per cui poi io scopro che mi tradisci, non mi piace questo tipo di atteggiamento. Sei un uomo che si comporta in maniera troppo strana, ci sono troppe, no? Situazioni di alti e bassi, non riesco a fidarmi neanche io. Qual è il problema grande? Probabilmente voi avete visto giusto, questo non è un uomo totalmente libero. Con molta probabilità era ed è stato un uomo libero nel momento stesso in cui si è proposto a voi, però ci sono delle vecchie situazioni del passato che non sono totalmente chiuse, alle quali ogni tanto lui, no, va a fare visita. Quindi potrebbe avere un atteggiamento vagamente narcisistico, ma questo è più che altro un uomo che ha tante amiche. Quindi sì, si lega fino a un certo punto, però poi chiacchiera, e poi chatta, e poi frequenta, e poi prendo il caffè, poi è un incontro casuale perché le dovrei dire di no. Ecco, questo a voi non piace. Voi vorreste più linearità e chiarezza da questa persona, che allo stesso tempo vuole trovare degli errori nella vostra condotta per dirvi che siete uguali. Wow! Ragazze, poi fatemi sapere che qui abbiamo le situazioni bizzarre, tutte noi le troviamo. Ora, però, nel suo cuore, per voi che cosa c'è?
Perché d'altronde lui potrebbe benissimo chiudere, no? La storia, questo capitolo. Non andiamo d'accordo perché non è il tipo di storia che io voglio. Eppure tu mi attiri, mi attrai, mi piaci, mi incuriosisci. E sei diversa da tutte le altre, fidati che io di donne ne ho conosciute. Voi siete la possibilità per lui di cambiare vita. Voi siete la possibilità per lui di far cadere l'armatura. Voi siete la possibilità per lui di mettersi a nudo. Questa è una persona che ha plasmato l'immagine di sé in base alle aspettative degli altri, quindi ha vissuto gran parte della sua vita in una sorta di repressione. Ci sono delle potenzialità di cui lui non conosce neppure l'esistenza, un'energia pazzesca dentro di sé, una capacità di rigenerarsi, di partire da zero e ricominciare. Questo è uno di quegli uomini che se solo se ne rendesse conto, nell'oggi potrebbe cambiare vita e non è importante l'età anagrafica, riuscirebbe comunque proprio a distruggere e ricostruire, però lasciando prima cadere tutte le maschere. Tutte le armature, le difese e gli atteggiamenti che lo isolano dal mondo che lo circonda. Lui ha con voi finalmente la possibilità di essere felice e tra voi e queste donne che ci sono state nel mezzo, sta scappando, perché l'abbiamo messo davanti la necessità di fare un cambio nella sua vita, proprio è salito sulla moto e è scappato. Allora, tra voi e queste donne del suo passato, ce n'è probabilmente una di tanto tempo fa, che potrebbe essere stata la donna del suo vero grande primo amore. Una storia che si è chiusa, da lì lui ha proprio cambiato atteggiamento, è diventato solitario, è diventato cinico, è diventato scostante, però solo totalmente non riesce a stare, quindi poi scende a valle ogni tanto, non resta sempre solo sulle vette delle montagne e tutte le storie che ha avuto nel mezzo sono state comunque un riempimento, sono state un modo per passare il tempo, sono state un modo anche per sfogare degli istinti animali che ci sono in ciascuno di noi. Voi siete finalmente la nuova possibilità, il sole nuovo che all'alba si mostra. Siete quell'occasione che si presenta per la seconda volta a distanza di tanto tempo, ma che una volta passata non darà più la terza occasione. Lui questo lo percepisce e quindi è combattuto tra il cambiare vita, cosa che non vuole assolutamente fare, perché lui non lo vuole fare, ma l'anima pretende. Ehi, lasciarvi andare. Guardate voi che siete. Voi siete quella prova che lui deve affrontare concretamente e praticamente. Voi non siete come le altre, non può essere superficiale, sorvolare e voltarsi sempre. Con voi questa volta per vedere l'alba, per vedere questo nuovo sole, al di là di quelle montagne, dietro le quali l'altro sole, l'altro amore si è nascosto per sempre, senza più ripresentarsi all'orizzonte, lui la deve proprio scalare questa montagna. Voi siete una prova, spiritualmente parlando, animicamente parlando, molto impegnativa, trasformativa, che può cambiare radicalmente la vita di quest'uomo. Il gallo ha a che fare con l'alba, no? Guardiamo tutti gli elementi, abbiamo proprio nominato il tramonto e l'alba, non ci sono i vampiri nel mezzo ovviamente, e lui sta reprimendo i sentimenti che prova. Quindi voi avete finalmente risvegliato in questo uomo l'amore, mentre magari le altre hanno risvegliato solo la sensualità, senza nulla togliere, l'amicizia, la complicità, tante cose belle, tutto quello che volete. Però lo mettete nella condizione di dover affrontare questo cambiamento, mandare in frantumi ciò che lo rinchiude, far saltare tutte queste protezioni. Questa prigione, che è sì una sorta di protezione, però è anche un grandissimo limite. Di conseguenza, nel suo cuore, di voi e per voi, che cosa c'è oltre questo? Allora, questa si vuole proprio dare. Beh, nel suo cuore c'è una sorta di resistenza fortissima. Perché? Perché questa persona non vuole vivere nuovamente l'esperienza dell'andare in frantumi, assolutamente, perché non ha metabolizzato e superato quella del passato. Eppure guardate cosa c'è, una connessione più forte di quella del suo grande amore. Voi ricordate a quest'uomo qualcosa di quella donna e quindi si mette sulla difensiva con voi proprio perché ricordate qualcosa di quella donna. Questa volta però il contesto sembra veramente voler portare nella vita di quest'uomo e di voi, perché la cosa è reciproca, l'attrazione è reciproca, lui non vi è indifferente e voi soffrite proprio perché non riuscite a capire come mai lui non riesca a lasciarsi andare, ci sono due carte che si sono date,
Wow, la vita sta dando a quest'uomo la possibilità di essere felice, di ricominciare da zero, di non sentirsi più solo, di avere a fianco una persona complementare, di vivere finalmente l'amore che si è negato per tanto tempo. Il problema è che lui nell'oggi non riesce comunque a lasciarsi andare. È come se fosse necessario per voi avere tanta pazienza, riuscire a sciogliere questo ghiaccio che lo irretisce, che lo blocca. È una persona profondamente stanca, una persona profondamente triste, una persona che nel ricordare quello che è accaduto sta vivendo un piccolo trauma. Forse solo il tempo può realmente giocare a vostro favore. Perché adesso è nel pieno di questa esperienza che ormai la sua interiorità ha rievocato, della sofferenza che è stata. Vediamo se il tempo giocherà a vostro favore. Ragazzi, io penso proprio di sì. Comunque la vita arriva ad afferrarlo e lo trascina via e lo porta verso questo sole. Parlavamo di un sole che tramonta e di una nuova alba. Qui c'è un sole, l'attesa è un pochettino lunga. Voi, se volete questo uomo nella vostra vita, sappiate che è nel pieno di una confusione pazzesca, vi ama e vi odia contemporaneamente perché vi odia anche, in che senso? E lo mettete dinanzi alla necessità di affrontare il più grande fantasma che porta nel suo animo, quello che ha cercato di mettere a tacere per tutta la vita. E voi, arrivando con un sole che nasce, farete sparire tutte le ombre perché i fantasmi sono legati alla notte, quando la luce è fioca, quando c'è la luna, le stelle e queste ombre si proiettano a terra e non si comprende se sono realmente fantasmi o solo ombre, ma quando poi il sole a picco si mostra e illumina tutto, spariscono tutte le ombre, tutte le giustificazioni, ma anche tutte le paure. Se solo lui riuscisse a fidarsi di voi, e la fiducia ve la potete guadagnare solo avendo tempo, e concedendogli tempo, e quindi concedendovi, oltre a lui, a voi, tempo. Come funziona, no? Quando prendete un gattino piccolino, randagio, e all'inizio non ne vuole sapere di voi, e poi piano piano si avvicina, e poi si lascia accarezzare, e poi è il vostro migliore amico? Ecco, funziona così anche questo uomo, per utilizzare una metafora molto semplice ma diretta. Fatemi sapere, un bacio e a stasera.